Direi che possiamo cominciare questa agorà che abbiamo deciso di promuovere su un tema per me, per chi si occupa di antimafia, ma in generale per chi si occupa degli effetti anche delle crisi. È un tema molto importante come quello dell'usura. Dedichiamo un agorà, uno di questi momenti di confronto che abbiamo promosso, per avviare un confronto, un approfondimento su temi importanti come questo e provare a arrivare, questa è l'idea dell'Agorà, alla fine di questa prima iniziativa a definire 3-4 proposte che vengono messe appunto a disposizione sul sito dell'Agorà per un ulteriore confronto e poi per una verifica nel Partito Democratico sulla possibilità di assumere e fare di queste proposte in materia appunto di lavoro parlamentare o programmatico. L'Agorà funziona con la disponibilità ad aprire gli interventi a tutti i partecipanti. Gli interventi sono tradizionalmente contenuti nei 5 minuti. In questa Agorà in particolare, per poter inquadrare meglio il tema, abbiamo chiesto alla dottoressa Sciarrone, alla dottoressa Montani e al professor Di Gennaro di un'illustrazione per i propri versanti di interesse un po' più lunga, dando a loro non più di 10 minuti, poi chiedendo a tutti gli altri di stare dentro ai 5 minuti. È un grande tema che si pone con più forza nei momenti di crisi come quello che abbiamo e stiamo ancora vivendo, in cui le difficoltà economiche, le difficoltà delle famiglie rendono più facile l'aggressione da parte degli usurai e della mafia. In particolare in questa fase è evidente che l'usura viene usata in maniera molto significativa dalle mafie per aggredire l'economia legale, per proporsi, così come è successo in molte realtà anche del nord, proporsi come una sorta di fornitore di servizi che propone appunto la possibilità di finanziare aziende che non trovano finanziamenti altrove, col risultato che ormai siamo dentro uno schema che si ripete, tutte le inchieste confermano che si ripete, per cui si parte dall'usura e si arriva a dover spesso cedere complessivamente la propria attività economica alla mafia oppure vedere la propria attività economica distrutta. Questo è il tema che coinvolge molte persone, su cui io credo noi abbiamo una legislazione che è una legislazione positiva, che affronta il tema in maniera complessiva, però credo che dobbiamo ragionare sulla possibilità sulla base anche dell'esperienza, di introdurre ulteriori miglioramenti e correttivi alla legislazione attuale. Io penso che la discussione debba svolgersi guardando a tre necessità. Il primo, quello di prevenire l'usura, di fare prevenzione, quindi come evitare che i debiti e le difficoltà economiche
trascinino troppe persone, troppe famiglie, troppe aziende nella area di influenza degli usurai e dei mafiosi. Secondo, c'è un tema che riguarda la repressione, cioè come possiamo facilitare, so che usciranno proposte da questa agorà, la repressione, cioè come riusciamo a facilitare le denunce e come riusciamo a proteggere le persone che denunciano il racket dell'usura. Terzo, come aiutare le vittime dell'usura. Il fondo per l'usura è un fondo che ha una consistente dotazione, nonostante questo, contrariamente a quello che succede per le estorsioni, il fondo non funziona o non funziona come dovrebbe. In realtà sono pochissime le attività economiche che si sono riprese utilizzando il fondo per le vittime di usura, così come pochissimi sono stati i mutui che sono stati restituiti. Manca un'attenzione e serve, per questo abbiamo proposto anche un emendamento ora in finanziaria, legare l'attivazione dei mutui e del fondo a sostegno delle vittime dell'usura all'assistenza di competenze, associazioni, comunque persone che possano garantire che quei soldi vengano utilizzati per costruire un futuro, per far riprendere le aziende. Perché oggi questa modalità di intervento sulle vittime sostanzialmente non solo non ha funzionato perché non c'è stata nessuna, pochissime restituzioni dei mutui da parte delle persone che li hanno contratti allo Stato, ma dall'altra parte non c'è stato neanche nessun effetto positivo sulla ripresa delle attività economiche. Quindi ragionare su questo, sulle forme di tutoraggio, anche questa ecco, è cosa che so che sarà approfondita. Continua, ripeto, abbiamo presentato su questo un emendamento. Ecco, l'Agorà vuole approfondire questi temi, mettere in campo una serie di proposte. Già la collaborazione con molte delle persone invitate a questa Agorà ha già prodotto dei risultati. L'emendamento di cui parlavo prima, ma anche una serie di interventi che abbiamo fatto in sede di riforma del processo civile per evitare che la normativa sulle aste giudiziarie fosse eccessivamente penalizzante per le famiglie che subiscono gli sfratti, e quindi abbiamo cambiato le norme per tutelare di più le famiglie, e dall'altra parte per verificare meglio i finanziamenti di chi partecipa alle aste giudiziarie per evitare che diventi uno strumento di riciclaggio. Comunque, ecco, la faccio breve, la chiudo qui. Credo che su questi tre temi, prevenzione, repressione e aiuto alle vittime si debba svolgere questa ora stando nei tempi che abbiamo detto. Darei subito all'inizio la parola alla professoressa Sciarrone, professore della Università Cattolica di Milano, che sul tema dell'impoverimento ha lavorato e lavora molto, e questo è uno dei temi, appunto, come dicevo all'inizio, fondamentali se vogliamo fare prevenzione rispetto
all'usura. Professoressa Sciarrone, per 10 minuti. Chiedo scusa, ma sui tempi sarò Assolutamente. rigido. No, no, Grazie. perfetto. Anzi, grazie del surplus rispetto ai 5 minuti soliti, ma vedrò di contenermi. Dunque, grazie innanzitutto per l'introduzione che ha fatto, nel senso che io parlando come così, esponente dell'Università Cattolica, confermo il fatto che stiamo cercando in università di lavorare un po' a tutto campo sul tema delle crescenti povertà e delle possibilità sempre crescenti, purtroppo, che si aprono per la criminalità organizzata di approfittare di queste crescenti povertà e disuguaglianze che la pandemia, diciamo, ha ulteriormente, rafforzato. E in effetti, quello che cerchiamo di fare, perché ci sembra veramente necessario, è affrontare questi problemi con uno sguardo che sia un po' di sistema e non a compartimenti stagni, perché è vero che dal punto di vista dell'introduzione magari di modifiche o di regole nuove si è facilitati ad aprire un cassetto alla volta, quindi a parlare oggi di usura e un altro giorno, come è stato in passato, del sovraindebitamento, delle soluzioni così negoziali rispetto alle crisi e così via, o i crediti deteriorati, insomma, cassetti si possono aprire uno dopo l'altro, però quello che è veramente importante a noi sembra è gestire ognuna di queste questioni e di queste materie avendo uno sguardo che sia però un po' più complessivo, perché non sono compartimenti stagni e perché appunto si riesce a offrire delle soluzioni anche specifiche nel momento in cui sia più chiaro il quadro complessivo in cui queste soluzioni si collocano e gli effetti che si producono da una parte piuttosto che dall'altra. Faccio un esempio molto banale, però banale non è. Chiaramente ragionare in un'ottica di prevenzione rispetto a un tema come quello dell'usura, che è di sicuro la strada vincente, perché per quanto si possa aiutare poi le vittime di usura, però certamente è lapalissiano il fatto che sia assolutamente meglio introdurre strumenti efficaci che consentono a chi è magari a un passo dal finire dentro questo baratro di non entrarci, avendo però la possibilità di ricevere finanziamenti e risorse nuove. Questo è tutt'altro che facile, nel senso che ci si scontra contro una serie di normative, di vincoli che riguardano il settore bancario, che rendono complicato finanziare soggetti che sono ormai, dal punto di vista della loro storia creditizia, targati come soggetti a rischio. E quindi è molto importante, cercare di ragionare all'interno del nostro sistema, tenendo presente peraltro che molti vincoli ci vengono dall'Europa e quindi che non siamo neanche totalmente liberi, però insomma, per quanto non liberi, cercare di affrontare questi temi quantomeno nella prospettiva che c'è possibile, che è quella delle modifiche normative nazionali, avendo ben presente lo scenario di fondo. E questo cerchiamo di fare come università. Ora, più specificamente per quanto riguarda il tema dell'usura, che è appunto quell'oggetto dell'Agorà, noi abbiamo lavorato, ormai abbiamo aperto un altro dei nostri cantieri da alcuni mesi. Riflettendo su questo aspetto, dunque, la legge sull'usura ha nel 2021, tra virgolette, celebrato 25 anni, peraltro non l'ha festeggiata nessuno, ma consentitemi la battuta, anche perché è una legge che oggettivamente presenta delle criticità e queste criticità sono un po' sotto gli occhi di tutti, mi ha colpito. Cito solo lui per dire al governatore della Banca d'Italia, Visco, che qualche mese fa, anche dal suo punto di vista, lanciava una sorta d'allarme nel senso di una legge che va su cui bisogna rimettere mano. Del resto, se il dato è giusto, ma credo di sì, nel 2020 sono state presentate in tutta Italia soltanto 255 denunce di usura, che sono un numero veramente esiguo. Se pensate al contesto, e questo fa riflettere nel senso che evidentemente c'è una situazione complessiva che rende non particolarmente agevole o facile presentare una denuncia per un reato di questo tipo. E
Su questo sfondo, quindi io credo che la legge sull'usura sia una legge che abbia bisogno di essere riconsiderata da tanti punti di vista, nello specifico noi ci siamo concentrati su una prima e a nostro parere più urgente riforma che questa legge, di cui questa legge ha bisogno, che riguarda il funzionamento dei fondi, in particolare del fondo di solidarietà di cui è l'articolo 14 e del fondo di prevenzione di cui è l'articolo 15. Questi due fondi, sono due fondi, appunto, che hanno anche loro, come la legge, 25 anni circa di età, e sono due fondi che, rispondono a due logiche diverse. L'articolo 14 è un fondo di solidarietà e quindi interviene appunto in una logica di solidarietà, su persone vittime già, di usura. Con quella peculiarità appunto che di un'erogazione che non è un'erogazione a fondo perduto, sono dei mutui che quindi vanno restituiti e che nella formulazione originaria della legge sono erogabili soltanto nei confronti di vittime di usura che sono operatori economici, quindi che svolgono un'attività di carattere economico, imprenditoriale, artigianale, commerciale, così via. Mentre sono completamente esclusi dal meccanismo del fondo di solidarietà, coloro che non svolgono direttamente attività economiche, quindi tutto il mondo delle famiglie e dei consumatori, soggetti che magari 25 anni fa si consideravano un po' più difficilmente vittime di usura, ma che oggi molto spesso lo sono, perché la dinamica del nucleo familiare è una dinamica che ha sicuramente preso molta più consistenza dal punto di vista del suo rilievo. Tenete conto che molte cause di sovraindebitamento per le famiglie vengono purtroppo e in misura sempre crescente anche dal gioco, per esempio, dal gioco d'azzardo che, ahimè, interessa molti giovani e giovanissimi. Ho avuto modo di vedere una ricerca che è ancora inedita, che riguarda proprio i mesi della pandemia. Nei mesi della pandemia l'avvicinamento al gioco online d'azzardo di giovani è cresciuto esponenzialmente, con tutti gli effetti che poi ne conseguono. Quindi c'è un articolo 14, Fondo di solidarietà, che esclude allo stato attuale le famiglie e comunque i soggetti che non operano, che non svolgono attività economica, e un articolo 14 che comunque funziona. Con alcune criticità, forse su questo potrà essere molto più puntuale la mia collega Eleonora Montani, che ha studiato molto bene il funzionamento di questo fondo. Quello che abbiamo immaginato e che appunto ha formato oggetto di un emendamento che è stato presentato è un'estensione dell'articolo 14 alle famiglie, però non semplicemente aggiungendo nel contesto dell'articolo 14 la parola e anche per i soggetti che non svolgono attività economiche, ma introducendo nella legge sull'usura un altro articolo, un articolo 14 bis, necessario perché ci pare che l'erogazione di finanziamenti a vittime dell'usura di genere non operatori economici potrebbe essere l'occasione per sondare una nuova modalità di erogazione di finanziamenti a questi soggetti, sia pure nella prospettiva della solidarietà, di cui all'articolo 14, Un minuto, dottore. una nuova modalità che mima un po' il fondo invece dell'articolo 15, che è un fondo di prevenzione. Fondo di prevenzione nel quale gioca un ruolo molto importante l'accompagnamento ai percettori dei finanziamenti, accompagnamento svolto in modo molto efficace dalle fondazioni antiusura, come anche, sia pure in modo diverso dai Confidi, ma al di là del soggetto che svolge questa operazione di accompagnamento, ecco, quello che è importante è che le persone che percepiscono nuove risorse, finanza nuova, siano accompagnate. E questo ci pare un elemento discriminante nel buon o non buon funzionamento di queste erogazioni. L'articolo 15 funziona molto bene, l'articolo 14 non altrettanto dal punto di vista delle restituzioni, ma la chiave di volta è probabilmente proprio l'accompagnamento. E del resto, e chiudo perché così è un minuto, credo di averlo rispettato, un po' in tutto l'ordinamento nostro e anche in Europa si sta andando verso l'idea di introdurre nuove figure di consulenti del debito, accompagnatori di persone che si trovano in una situazione di grave difficoltà e di crisi di liquidità.
E queste figure potrebbero essere utilmente impiegate anche nel contesto appunto dell'articolo 14 bis. Direi che Grazie, puntualissima, grazie mille. nulla. Adesso Eleonora, la professoressa Eleonora Montani, che in Bocconi ha seguito diverse ricerche su questi temi e in particolare sul funzionamento, come diceva adesso la professoressa Sciarrone, del fondo anti-usura. Eleonora. Eccomi, ringrazio per l'invito e per l'organizzazione di questo momento di condivisione e di riflessione sul tema dell'usura, che è un tema, condivido le parole di chi mi ha preceduta, della professoressa Sciarrone, è un tema centrale nel dibattito odierno, anche perché, come il senatore Mirabelli ha sottolineato introducendo questo incontro, la pericolosità sociale connessa al fenomeno usurario è sempre più evidente. Sempre più ci rendiamo conto, studiando la materia, e qui comincio ad entrare nel tema, che l'attività usuraria è un'attività che sta divenendo strutturata, è un'attività che la criminalità organizzata utilizza per penetrare nel tessuto economico e per consolidare il proprio governo del territorio, e quindi abbiamo l'attenzione sia ai soggetti economici che alle famiglie, con i quali crea un gioco. Da un lato la dipendenza economica volta a entrare in possesso dell'attività e quindi penetrare nell'economia, dall'altro la costruzione di un rapporto di dipendenza che inizialmente è un sostegno, una sorta di welfare per il sostegno alle famiglie, che arriva a sostenere le famiglie in difficoltà, e poi diventa una sorta di debito che le famiglie devono compensare con delle attività svolte nell'interesse dell'organizzazione criminale. Che cosa funziona, che cosa non funziona e come è strutturata la risposta? Cerco di proseguire nel solco già tracciato dalla professoressa Sciarrone e completare aggiungendo alcune riflessioni che mi sono state stimolate anche dalle sue considerazioni. Tre livelli ci indicava Mirabelli di intervento: prevenzione, repressione e aiuto alle vittime. Il fondo di solidarietà sicuramente interviene cercando di agire sui diversi profili. Sicuramente su quello della repressione e su quello dell'aiuto alle vittime. Quanto alla repressione, lo scopo è quello di facilitare la denuncia, facilitare l'emersione del fatto di reato. La condizione per assicurarsi l'accesso al fondo e quindi per avere un supporto dallo Stato è quella infatti di denunciare l'autore del reato, è quella di spezzare il gioco usurario. E questo avrebbe un'efficacia significativa se il fondo fosse uno strumento noto. Ci siamo resi conto, facendo una ricerca con l'Università Bocconi, sostenuta anche dal Ministero dell'Interno e su stimolo del commissario straordinario anti-racket e anti-usura, che tutte le vittime intervistate, tutte, non conoscevano l'esistenza del fondo prima di aver denunciato. E questo è un primo tema che condivido. Un primo nucleo sul quale bisognerebbe intervenire. Uno strumento come questo può essere efficace se è uno strumento che è appunto noto e condiviso. Se io so che denunciando lo Stato mi sostiene e mi aiuta. E questo racconta anche di una presenza dello Stato sul territorio e di una presa in carico dello Stato rispetto alla difficoltà della vittima e rispetto al suo tema. E arriviamo all'aiuto alla vittima e quindi al punto successivo. Il fondo, come sottolineato già dalla professoressa Sciarrone, è un fondo di solidarietà e quindi interviene
per sostenere un soggetto fragile, un soggetto che ha evidenziato una criticità. Uno dei temi forti e una delle precomprensioni condivise rispetto al ruolo della vittima è che la vittima viene considerata un soggetto che in qualche modo se l'è andata a cercare. È la vittima che si rivolge all'usuraio o accetta l'offerta dell'usuraio e quindi in qualche modo viene vista, viene percepita come un soggetto che è venuto a patti con quel mondo criminale che si vuole allontanare. Questo non sempre racconta la verità della vittima, anzi nella nostra esperienza di ricerca quasi mai. La vittima è un soggetto che si rivolge a un usuraio perché non aveva alternative, perché non è riuscita a seguire altre strade. E allora sì, bisognerebbe pensare a degli strumenti di prevenzione e penso per esempio all'accordo quadro appena siglato tra il Ministero dell'Interno e ABI per costruire un osservatorio snello, agile, è un accordo che introduce significative modifiche rispetto al precedente, è stato firmato a metà novembre, 16 novembre se non ricordo male di quest'anno, e quello è uno strumento pensato a livello nazionale che secondo stimolo al dibattito, seconda proposta, dovrebbe essere potenziato e declinato a livello regionale, a livello prefettizio, per poter agire in modo significativo sul territorio, perché è importante che il presidio sia assicurato a livello locale per poter intercettare, per poter dialogare, per poter mettere a terra quelle che sono le esigenze concrete della vittima. Un altro aspetto, e torno alla centralità del ruolo della vittima, cercando di procedere per punti e di rispondere alla sollecitazione che il senatore ha fatto in apertura, quindi dare delle suggestioni rispetto alle misure che è possibile assumere, torno, dicevo, al ruolo della vittima. La vittima è un soggetto che ha un triplice bisogno, questo ce lo dice l'Europa, come ha sottolineato la professoressa Sciarrone. Molti dei limiti che noi abbiamo, molti degli strumenti che dobbiamo pensare sono strumenti che dobbiamo imparare a pensare già pronti a dialogare con un legislatore sovranazionale. Questa è un'altra sfida che dobbiamo fare nostra assolutamente, e quindi riprendere il controllo e superare il senso di impotenza causato dall'aver subito il reato, esprimere e veder riconoscere il suo stato d'animo di vittima, essere rassicurata e protetta e quindi ricevere il riconoscimento e la sicurezza che solo la consapevolezza della presenza delle istituzioni, e penso a tutti i livelli, dalle forze dell'ordine alla prefettura, al soggetto che legifera, allo Stato, al fondo, possono garantire. Mi riferisco ovviamente alla direttiva del 2012, la direttiva 29 del 2012 sulla vittima. Ecco, come restituire questa centralità? Lo strumento del fondo che supporta la vittima con un mutuo, che è e quindi con una sorta di prestito che va restituito, forse ad oggi non è lo strumento più efficace. La vittima che arriva a denunciare solo dopo che il reato si è protratto per lungo tempo, per quelle criticità che abbiamo già evidenziato, ma anche per una propria fragilità, denunciare significa ammettere il proprio fallimento, significa la vittima crede di potercela fare quando contrae un debito con un usuraio, il laccio si stringe con la progressione del tempo e si fa sempre più insistente. Ci troviamo dinanzi ad un reato che non è più incentrato quando l'usuraio fa parte di un'organizzazione criminale su un interesse immediatamente molto elevato. L'interesse si alza col tempo e l'autore del reato ha l'obiettivo di acquisire il bene, non di mantenere un rapporto sine die nella maggior parte dei casi, e a questo dobbiamo riflettere nel momento in cui ripensiamo anche al reato di usura. Leonora, un minuto.
arrivo quindi alla conclusione. Dicevo, il tema del mutuo è un tema centrale nel ripensamento di questo strumento, perché è un soggetto, già un soggetto che ha dei debiti, molte volte ce li ha nei confronti dello Stato, quindi ricevuta la somma paga i debiti che ha contratto nel proseguo dell'attività per rispondere all'usuraio, per mantenere in vita il rapporto con l'usuraio. Quindi nella stessa prospettiva per la quale abbiamo parlato dell'importanza di un tutoraggio per un soggetto persona fisica, al contempo suggerisco la validità dello stesso strumento anche per un'impresa, così come li abbiamo visti introdurre nel codice antimafia per quelle aziende, per quelle società, per quelle realtà economiche che sono state interessate da una penetrazione o da un avvicinamento della criminalità organizzata. Non penso a un'amministrazione di sostegno, ma penso a una figura quale quella di un tutor, di un soggetto che possa accompagnare l'imprenditore nel reingresso nell'economia lecita. E concludo avendo, credo, anche io rispettato il minuto che mi è stato concesso. Perfetto, grazie mille Eleonora. Grazie. Professor Di Gennaro da molti anni segue le questioni dell'usura, può farci un inquadramento ulteriore del tema. Gli ultimi 10 minuti. Sì, grazie senatore Mirabelli, grazie dell'invito e devo dire che mi fa piacere interloquire questa volta con, diciamo, un'area geografica anche molto più ampia, perché in genere il tema dell'usura è stato per moltissimi anni identificato e localizzato nelle aree del Mezzogiorno, cosa invece molto errata. Ed è anche vero che noi adesso stiamo parlando dell'attività finanziaria illegale, quindi parliamo dell'usura e con un'attenzione particolare all'usura praticata dalle diverse mafie. In realtà avremmo bisogno di approfondire l'usura bancaria e l'usura degli intermediari finanziari, che in questo caso richiamo, ma perché spesso viene sottovalutata. Allora, non mi soffermo su quegli aspetti che ineriscono anche la trasformazione del 644 del codice penale, che dal 1930 in qualche modo questa disposizione non aveva alcuna sicura influenza sul mercato finanziario in generale, e cosa che invece con il 644 bis nel 92 abbiamo in qualche modo, con l'usura impropria, una, come dire, acquisizione della centralità del fenomeno vittimologico legato specialmente alla figura dell'imprenditore. Ecco, mi sembra che l'intervento della collega Ali Brandi di Milano ha già centrato una questione importante, e cioè a seguito delle diverse crisi economiche che si sono susseguite dal 2007-2009, poi 2011-12 e con la pandemia, noi stiamo assistendo in maniera direi trasversale al nostro paese ad un aumento vergognoso, mi si consenta anche di dire questo, ad un aumento della povertà assoluta. Io ho tra le mani l'ultimo rapporto Svimez, che è stato proprio in questi ultimi giorni presentato e al quale abbiamo anche noi partecipato, e ricordo a tutti che nel rapporto Svimez si dice che nel 2020 la povertà assoluta è aumentata sia per le famiglie sia per gli individui. E oggi non si parla più di 2 milioni, come si diceva nel 2019, ma addirittura siamo quasi sotto la soglia dei 3 milioni di famiglie. Il che significa che se nel 2019 parlavamo di 5,6 milioni di persone, oggi dobbiamo parlare quasi di 7 milioni e mezzo di persone. Un paese che ha questo zoccolo duro
di soggetti che non riescono a produrre economia e che ricevono dall'economia redditi bassissimi, la dice lunga su quanto poi questo crea degli scompensi macro a livello di disuguaglianza. Detto questo, vengo subito, come dire, in media res nelle questioni che vanno, secondo me, poste al centro dell'osservazione, delle proposte da fare per quanto riguarda la dimensione normativa, la riforma della 108. Qualcosa già è venuto fuori a riguardo delle criticità e dei limiti dell'articolo 14 della legge 108. Ecco, io ritengo che, mi permetto di dire, bisogna entrare in una cultura che attivi un circolo virtuoso per quanto riguarda il contrasto e la prevenzione dell'usura. Se non entriamo in questa cultura virtuosa che passa attraverso una serie di anelli, ognuno dei quali ha un effetto virtuoso, il fenomeno dell'usura noi non lo contrastiamo e non lo portiamo a, come dire, ad una dimensione per certi aspetti funzionale a come funziona, come dire, l'economia in assenza purtroppo di interventi bancari di microcredito, ma disfunzionale enormemente come sta diventando, perché in questo caso la crisi economica espone famiglie, individui, imprese, commercianti, imprese aziendali al mercato illegale. Quindi o noi entriamo in questa logica oppure noi continueremo a trovare piccole soluzioni e non affrontiamo nel suo insieme. Per affrontare nel suo insieme, io ritengo che da un lato bisogna intervenire sull'articolo 14 partendo dal presupposto che una estensione a famiglie e individui debba, come dire, partire dalla precondizione della denuncia. Se noi non entriamo in questa logica e non facciamo un buon servizio né alle vittime né direi a tutti coloro che contrastano l'usura e trovano nell'alibi che è stato descritto proprio nel mio precedente intervento, e cioè se l'è andata a cercare, trovano in quest'alibi anche, come dire, la riduzione di volontà a perseguire anche le porosità che sono presenti nelle procedure per esempio delle denunce. E questo è il motivo per il quale noi abbiamo insistito, io lo dicevo già nel 2015 in un saggio che avevo scritto all'epoca, e abbiamo insistito sulle false denunce. Quindi la prima cosa è che le famiglie, gli individui, l'estensione a questi attori deve avvenire nella stessa modalità con la quale si invitano gli attori economici. O denunciano, oppure il fondo di solidarietà non può essere concepito come un fondo che si espone anche alle false denunce. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto molto importante che secondo me si lega a questo è che per dimostrare che questa condizione è una condizione fondamentale bisogna introdurre il codice rosso. Secondo me il codice rosso, così mutuato dall'esperienza del contrasto alla violenza sulle donne, è un'esperienza che sta dando risultati positivi e può essere mutuato e introdotto esattamente anche nella legge 108, perché il codice rosso contrasterebbe la porosità delle procedure, impedirebbe di costruire reti illegali come noi abbiamo dimostrato recentemente e come altri casi potrebbero essere, diciamo, portati alla luce, impedirebbe la costruzione di queste reti illegali per addirittura accedere al fondo di solidarietà e quindi usufruire di risorse che invece dovrebbero essere dirottate in altra direzione. Quindi il codice rosso, secondo me, è un punto fondamentale di riferimento. E anche qui devo dire che se sono d'accordo per il tutoraggio per i soggetti economici, invece io vedo molto bene la figura dell'amministratore di sostegno che la legge 6 del gennaio 2004 ha, come dire, istituito proprio per quelle figure fragili. Per esempio, molti entrano al circuito del mercato illegale proprio per ludopatia,
molte famiglie perdono il controllo dei bilanci economici, quindi l'amministratore di sostegno per queste figure, o se volete per le stesse famiglie che non hanno il controllo del bilancio, secondo me è una soluzione che può essere praticata addirittura, diciamo, d'intesa con le fondazioni. Un altro aspetto molto importante, secondo me, è incentivare la denuncia. Per incentivare la denuncia, allora, una delle cose fondamentali per chi parla con le vittime, e vi invito a tenere presente questo aspetto, è l'intervento ritardato dello Stato. Cioè, a fronte della denuncia, lo Stato interviene spesso veramente con temporalità inaudite. E allora qui si tratta di mettere in moto un circuito molto più efficace ed effettivo e immediato, e quindi l'incentivo alla denuncia può essere determinato proprio da una erogazione in parte immediata e in parte invece legata alle varie fasi sia investigative che processuali, con il vincolo della restituzione se ci troviamo di fronte ovviamente ad una falsa denuncia, con tutto quello che poi questo può comportare. E un altro aspetto, e con questo spero di essere stato nei 10 minuti, oppure invito il senatore... Ancora un minuto. Bene, e l'ultimo aspetto che volevo richiamare è, diciamo, io sono in linea di massima, d'accordo con l'ipotesi anche di... per il fondo che riguarda il fondo di prevenzione, quindi l'articolo 15, a condividere al 50% questa attività di prevenzione e le risorse tra i confidi e le fondazioni, perché oggettivamente le fondazioni, per fronteggiare le loro attività, sono esposte a una onerosità di attività stessa che molto spesso crea e determina delle gravi difficoltà. Quindi anche qui io vedrei, una rivisitazione della compensazione tra i due attori. Tenete presente un'ultima cosa, davvero ho finito, che ormai l'usura sta diventando uno strumento, diciamo, economico, strategico per quanto riguarda le organizzazioni criminali. Tenete presente che l'usura non è solo l'usura criminale, l'usura è cambiata perché reti professionali esercitano l'attività usuraria, reti professionali esercitano l'attività finanziaria in maniera illegale, e nello stesso momento è un reato che ha anche una funzione di controllo del territorio, esattamente come le estorsioni. E quindi questo vi dà la misura di quanto l'usura stia diventando uno strumento di politica illegale sul profilo finanziario. Grazie. Grazie a lei, professore. Adesso il primo intervento di uno di quelli che deve poi tradurre in proposte normative e in leggi queste suggestioni. D'Alfonso è il presidente della Commissione Finanze del Senato. Do a lui la parola per 5 minuti e lo ringrazio di esserci. Franco, grazie. Grazie anche per questa bella occasione. Una comodità per l'attività che dovremo portare avanti nei primi mesi del 2022, poiché nella mia commissione arriverà una delle infrastrutture bersaglio causa dell'usura, perché arriverà nella mia commissione il riordino della normativa riguardante la raccolta del gioco pubblico. E noi possiamo incrociare il patrimonio... Luciano, forse è meglio se togli il video. Grazie a questa agora. Luciano, se togli il video... interventi qualificati che abbiamo... Sì. Perché ti si sente male. Adesso meglio, sì. Adesso si sente? Sì, dicevo, si sente. Vi ringrazio meglio per quanto è venuto fino adesso, grazie al contributo degli accademici che hanno parlato, ma ritengo anche i contributi di esperienza che si aggiungeranno. Sento un destinatario arricchito da questi contributi, perché nei primi mesi del 2022 arriverà nella mia commissione l'iniziativa normativa per il riordino della raccolta del gioco pubblico,
Il tema del gioco, delle scommesse, è un tema che rappresenta dualmente sia una parte del problema, ma può essere anche l'inizio dell'impostazione di una quota delle soluzioni. A distanza di 25 anni dalla legge del 1996, la 108, noi per forza dobbiamo mettere in campo patrimonio condiviso rilevante a questo punto per cercare di precisare quanto la norma ha reso possibile, allora con modernità e efficacia. Adesso abbiamo conosciuto i limiti. Anche l'esperienza, con quella intuizione riferita al sovraindebitamento, la dobbiamo adesso irrobustire e renderla, diciamo, confacente, appropriata rispetto ai casi diffusi. Io vengo da una regione nella quale anche nei secoli passati si è tematizzato il tema dell'usura, senza tornare agli scritti di Bernardino da Siena, che è morto in Abruzzo, e neanche a quelli di San Giacomo della Marca. Ma io vengo per esempio da una zona nella quale il detto popolare era Slafat a Stroz, era riferito alla ricchezza fatta a strozzo, che si distingueva da coloro i quali se l'ha fatta all'estero, se l'ha fatta in la coccia. Cioè c'era una quasi normalità di assunto nel ritenere che il prestito demolitore dell'autonomia e della libertà facesse quasi parte della realtà. La normazione è andata avanti grazie anche a momenti di confronto come questo. Dobbiamo però superare, uno, la paura di procedere alla denuncia, e su questo anche i soggetti della giuridicizzazione hanno fatto molto. Il lavoro anche della Commissione Antimafia su questo è stato un lavoro avveduto. Però dobbiamo in un qualche modo comporre sia il momento della prevenzione e poi l'immediatezza del momento della repressione, altrimenti non ce la facciamo. E come fare questo? Cogliendo l'occasione che si apre con il nuovo esercizio normativo da gennaio, cominciando a colpire quei settori che sono proprio forieri di posture che sono colpite dall'usura. Nel gioco pubblico e nel gioco illegale noi dobbiamo articolare momenti di presidio, di controllo, che di sicuro ci faranno accendere luci su un fenomeno che per adesso resta in grandi parti dell'Italia un fenomeno nascosto. Quindi mi iscrivo ad incassare il vostro lavoro, ringrazio Franco Mirabelli che mi ha voluto coinvolgere, la professoressa Sciarrone, diciamo, l'abbiamo già tesaurizzata al Senato per una intuizione normativa riguardante il sovraindebitamento, ho sentito anche gli altri accademici, io mi rendo funzione, mi rendo uno strumento per raccogliere il patrimonio della vostra riflessione. E quello dell'Agorà è proprio, diciamo, la condizione per drenare questi apporti conoscitivi, per evitare che la norma risulti imprecisa. Non dobbiamo aspettare che lungamente entri in funzione per cercare di farne uno strumento appropriato e adeguato. Quindi io mi iscrivo in agenda di prendere appunti, di raccogliere gli effetti di questa Agorà. Grazie, grazie mille Luciano. Adesso darei la parola al colonnello Sollazzo, che è un consulente della Commissione Antimafia che si è occupato molto di queste questioni e che su molti aspetti, non solo su quello repressivo, può dare un contributo. Poi Giovanni Pastore. Sollazzo. Senatore, buonasera, la ringrazio di avermi dato la possibilità di partecipare a questo incontro e la ringrazio anche di averlo promosso, perché consente di far uscire un pochino dal cono d'ombra un fenomeno che secondo me meriterebbe maggiore ma soprattutto costante attenzione, se non altro per l'ampiezza della sua diffusione. Io partirei subito con una prima criticità, cioè e mi ricollego a quello che ha detto prima la professoressa Sciarrone, quando plasticamente ha detto che ci sono vari cassetti di conoscenza che possono essere aperti e richiusi a compartimenti stagni, ma forse dovremmo avere una visione d'assieme certe volte dei fenomeni. Ma ecco, io ritengo che il cassetto dell'usura probabilmente non è stato aperto integralmente, perché l'usura a me appare un fenomeno ibrido,
ibrido perché ha talune connotazioni che sono tipiche della criminalità comune, quindi della criminalità di prossimità, e altri aspetti invece che sono tipici di un vero e proprio reato spia, quindi attinente alla criminalità organizzata. Per cui, come tutti i fenomeni ibridi, con caratteristiche che attengono ad un'area e altre che attengono a un'altra area, rischia di essere sottovalutato dall'uno e dall'altra. Mentre questo è un ambito che dovrebbe essere indagato, investigato con uguale energia, per esempio, sia dalle forze investigative antimafia che dalle forze investigative ordinarie. Perché dico questo? Dico questo perché se noi andiamo ad esaminare le relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, le relazioni semestrali della DIA, possiamo avere un quadro più o meno soddisfacente dei casi di usura, ma sono limitati soltanto ai casi di usura aggravati dal metodo mafioso, oppure dai casi di usura che sono perpetrati da soggetti riconducibili alla criminalità organizzata. Ma esiste tutto un altro mondo, quello, diciamo, della cosiddetta usura ordinaria. Il fatto che venga, diciamo, definita ordinaria non significa che sia meno grave rispetto all'altra di cui dicevo prima, e quindi è necessario in qualche modo essere coscienti di quali sono i metodi di usura. Sono diversi rispetto a quello dell'usura mafiosa? Questo ed altri aspetti, le metodiche anche, è necessario conoscerle. Questo nell'ottica di migliorare il sistema, perché prima è necessario conoscere bene il sistema, dopodiché si può intervenire per migliorarlo. Quale potrebbe essere un metodo per conoscere meglio il sistema? Ecco, io prendo a prestito quanto accade nell'ambito della prevenzione della lotta al fenomeno del riciclaggio dei capitali. Il nostro paese, come altri, si è dotato di una valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. È una valutazione nazionale che viene redatta periodicamente con cadenza biennale, e viene redatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il concorso di tutti gli attori dell'antiriciclaggio. Mi piacerebbe che anche nel settore dell'usura riuscissimo a fare un progetto di una valutazione di questo tipo, in cui analizzare le minacce, analizzare anche i fattori di rischio, e in questo modo riuscire a individuare esattamente quali sono le aree di particolare criticità. In questo potrebbe per esempio aiutare anche, diciamo, la ricerca accademica, la ricerca universitaria. Per esempio potrebbe essere finanziato un progetto che prenda ad esame tutti i casi di usura che sono accaduti negli ultimi 5 anni, in maniera tale che poi possano essere, possa essere fatta un'anatomia di ogni singolo caso, in maniera tale da poter conoscere i vari aspetti e dedurne le conseguenze del caso. Questo, diciamo, su una prospettiva di amplissimo raggio. Quanto invece alle proposte, diciamo, di carattere più immediato, di carattere diciamo più concreto, ecco, io partirei dalla circostanza per cui, insomma, il numero delle denunce per usura sicuramente è insoddisfacente. Tutto giusto le proposte che sono state avanzate da chi ha parlato prima di me, sono sicuramente suggerimenti percorribili, come il codice rosso, ma anche, diciamo, l'attività di accompagnamento verso gli incentivi che possono essere forniti alla denuncia. Però è necessario pensare anche strumenti alternativi che devono essere dati alle forze di polizia come input, cioè le forze di polizia non possono confidare esclusivamente sulla denuncia. C'è questa naturale ritrosia della vittima, per cui verosimilmente nel tempo si potrà un minimo assottigliare, però è sicuramente uno zoccolo duro quasi insuperabile.
E anche in questo settore forse l'anticiclaggio ci può aiutare. Ormai è un sistema particolarmente sofisticato quello che genera le cosiddette segnalazioni di operazioni sospette. Però se andiamo a vedere a quando risale l'ultimo provvedimento dell'unità di informazione finanziaria che dettava alle banche come dire, una sorta di decalogo dei comportamenti che dovevano essere considerati come anomali, come indicativi di una possibile attività di usura, vediamo che questo provvedimento risale a più di 10 anni fa, vale a dire 10 anni luce fa. Il mondo è cambiato, l'economia è cambiata, l'utilizzo del contante è sicuramente ridotto rispetto al passato, nel frattempo sono apparse le criptovalute e è necessario che appunto questi schemi di comportamento anomalo siano rivisti dalla Banca d'Italia e da lui. Microfoni. Una seconda proposta è quella di un minuto, ho ancora del tempo, senatore. Un minuto, colonnello. Una seconda proposta è quella di stimolare il mondo dei notai a segnalare di più e di avere un'attenzione verso il fenomeno dell'usura, perché la remunerazione di un prestito usurario non pagato può essere certamente quello della cessione di beni immobili all'usuraio, ovviamente ad un prezzo inferiore a quello di mercato, quindi il gap tra il prezzo di mercato e il prezzo effettivamente in atto rappresenta quindi la remunerazione usuraria. Un altro aspetto che volevo sottolineare riguarda il provvedimento che a partire dal primo gennaio 2022 riguarda la circolazione del contante. Si riduce ulteriormente il limite della circolazione del contante. Noi sappiamo benissimo che l'attività usuraria si fonda sul contante. Gran parte dei proventi che vengono appunto utilizzati per l'usura ha un'origine illegale. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di reimpiego di investimento dei capitali illeciti nell'attività usuraria. C'è da chiedersi quale sarà, per effetto di questa ulteriore restrizione nella circolazione del contante, quale sarà l'impatto sulle metodiche dell'usura. Probabilmente anche l'usura vedrà, a mio parere, un utilizzo sempre più come dire, intensivo delle fatture per operazioni inesistenti, e di conseguenza bisognerà in qualche modo porre rimedio e tenerne conto nelle prossime misure, possibilmente cercando di agire d'anticipo e non come al solito a inseguire i criminali. Grazie colonnello Giovanni Pastore, che ringrazio per l'aiuto che ci ha dato a organizzare questa agora. Segue il professor Dolmetta. Allora, buongiorno a tutti. Io vorrei iniziare molto velocemente con 3 ringraziamenti. La prima è al senatore Mirabelli, perché ha permesso, assieme ad altri, di trasformare in provvedimenti legislativi lo studio che da anni con Pasquale Riccio, col professor Di Gennaro e nell'ultimo anno con la professoressa Sciarone abbiamo faticosamente portato avanti sul sovraindebitamento, sulla rinegoziazione dei mutui, sul controllo delle aste e così via, e sul tentativo che è stato fatto quest'estate di riportare di nuovo indietro la legislazione sulle aste. E questo è il primo motivo di ringraziamento. Il secondo motivo di ringraziamento è per aver ricordato una cosa che purtroppo una parte dell'apparato statale cerca di mettere sotto il tappeto e di nascondere, e cioè che c'è stata una fortissima diffusione delle false denunce di usura, di cui tra l'altro, come molti dei partecipanti sanno, io sono stato vittima. Da uno studio che abbiamo fatto il professor Di Gennaro ed io, circa il 27% delle erogazioni del fondo dell'articolo 14 sono andate sostanzialmente a malavitosi o comunque a malaffare.
noi abbiamo portato dei dati, li abbiamo portati più di un anno fa, stiamo ancora aspettando qualcuno che dica che c'è qualcosa di diverso. Voglio solo dire che se non interveniva la Corte dei Conti erano presenti per la diffusione, ha ragione la professoressa Montani che nessuno conosce il fondo articolo 14, purtroppo lo conoscevano profondamente i malavitosi, perché quando la Corte dei Conti ha obbligato il Parlamento ad introdurre una norma che bloccasse questa situazione, sono stati possibili evitare 40 milioni di lire, di euro di erogazioni, no? E questo dà l'idea della diffusione che all'interno di certi circuiti aveva questo strumento. Termino su questa parte dicendo che stiamo costituendo, col prezioso aiuto del professor Di Gennaro e del suo master, un'associazione delle vittime delle false denunce di usura, che andrà a costituire un'associazione e richiederà un riconoscimento ufficiale. Poi, secondo ringraziamento, volevo ringraziare gli amici che mi hanno sostenuto e che sono presenti massicciamente oggi in questa disavventura e in questa ripresa di uno studio approfondito su quello che era veramente l'usura. Terzo, vorrei ringraziare il professor Di Gennaro che mi ha dato un fondamento scientifico alla mia ricerca. Chiudo i ringraziamenti dicendo che secondo me all'usura, come stiamo facendo, va applicato il metodo che 4 anni fa noi abbiamo cominciato ad applicare alle aste immobiliari. Noi siamo partiti a studiare le aste immobiliari da quello che definiamo il giorno della vergogna, in cui l'imprenditore Bramini è stato cacciato dalla sua casa con un provvedimento sostanzialmente illegale e con un dispendio di forze dell'ordine degno di Totorina, no? E da lì abbiamo cominciato a studiare la normativa delle aste immobiliari, abbiamo cominciato gradatamente a portare un equilibrio dei rapporti fra creditori e debitori. Ecco, secondo me lo stesso metodo che abbiamo utilizzato, ripeto, all'inizio con Di Gennaro, Pasquale Riccio, con altri, poi con l'aiuto preziosissimo della professoressa Sciarone e di un accademici cassazionisti, eccetera, eccetera, va portato sul tema dell'usura. Cioè le cose vanno studiate a fondo, sono d'accordo con il colonnello Solazzo sulla necessità dello studio, dell'approfondimento, vanno studiate a fondo, sullo studio a fondo vanno estratte delle norme e poi ci vogliono ovviamente dei politici coraggiosi che affrontino il senso comune, affrontino lo storytelling dominanti, affrontino le lobby e portino avanti delle norme che riequilibrano i rapporti fra creditori e debitori. Faccio un solo esempio. Per esempio, col professor Di Gennaro, da 2 o 3 anni stiamo studiando i patti commissori. I patti commissori sono lo strumento principe con cui la malavita si impadronisce delle aziende, dei patrimoni e così via, degli usurati o comunque di quei milioni di persone che non hanno altra alternativa che ricorrere al credito illegale. Stiamo preparando una prima causa, un primo usurato con i patti commissori, abbiamo fatto un grosso lavoro e stiamo preparando appunto questa denuncia in procura che potrebbe costituire, una volta che è stata fatta, una volta che è stata accettata, potrebbe costituire il fondamento poi per un'iniziativa legislativa anche su questa questione vergognosa dei patti commissori. Per chi non sapesse cosa sono i patti commissori, lo dico in 2 parole, io ti presto 300.000 euro, tu mi dai in garanzia un immobile di 900.000, sto parlando del caso pratico, no? In cui noi presenteremo la denuncia, se tra un anno mi restituisci 350, l'immobile resta tuo, se no, se non me li restituisci, l'immobile diventa mio, no? Ecco, questo è, ci siamo resi conto, analizzando col professore numerose indagini in corso in questo momento e così via, che questo è lo strumento principe in questo momento. Quindi ripeto e concludo, serietà, approfondimento, studio della realtà
e trasferire questi concetti in iniziative legislative. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Grazie, grazie a te Giovanni. Professor Dolmetta, che ha chiesto di intervenire, che ringrazio di essere con noi. Buonasera, mi sentite? Sì, sì, sì. Non ti vediamo, ecco, ma allora, ti sentiamo. Scusatemi, io mi sono un imbucato. Ho letto gli emendamenti, le proposte di emendamento, no? E avevo due domande, a cui si aggiungono altre due, una domanda e una constatazione, molto veloci. Una è tecnica, veramente. La prima, nell'emendamento si parla di prestito alla persona che ha subito l'usura, prestito per 25.000 fino a 25.000 euro, eccetera, si parla di prestito gratuito, però nello stesso testo si parla di preammortamento. Ora, il preammortamento in senso tecnico è quando non viene restituito, quando le prime rate del rapporto non riguardano il capitale ma riguardano solo gli interessi. Quindi sembra di capirsi che un interesse da pagare c'è. Oppure o sbaglio io o il termine non è usato in termini tecnici. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, già che ci sono, è la professoressa Sciarrone, e non solo veramente, ha parlato prima dell'attività di supporto, di conduzione dell'usurato poi per la restituzione, per la ripresa della propria persona. A me sembra che gli emendamenti siano un po' troppo volanti, diciamo, troppo generici, diciamo, su questo punto. Infatti si parla solo di attività di supporto. Ora, nell'esperienza anche solo del microcredito c'è una normativa, c'è o c'è stata, adesso io proprio di preciso non lo so, c'è stata una normativa molto più puntualizzante, molto più precisa sulla tipologia anche contenutistica dei controlli da fare sull'usurato. Cioè, dico l'esempio più stupido, le scritture contabili proprio dell'usurato. Terzo rilievo, abbiate pazienza, ma la mia domanda è questa: ma che cosa si intende in questa sede per usura? Perché io l'usura la studio da tanti anni, ma come fenomeno, diciamo, normativo. Io mi domando se in questo contesto si parli dell'usura come fattispecie o piuttosto come effetto di un finanziamento genericamente non sostenibile, diciamo così, che ha prodotto poi la non sostenibilità del finanziamento e conseguentemente che il debitore è andato a gamba all'aria. A me sembra che un po' tutto sommato, un po' di indirizzo, per quanto grosso modo, della fattispecie occorra. Adesso poi vogliamo parlare di usura bancaria, usura di strada, usura di mafia, questo voglio dire, d'accordo. Però un po' di indirizzamento a me pare occorra. Ultima osservazione, veloce, sentendo appunto Pastore. Il discorso dei patti commissori è un discorso lontanissimo, ovviamente. Lontanissimo nel tempo. Non parlo del codice civile, ma parlo del reviremand della Cassazione degli anni Ottanta. Che è passata da una visione angusta della nullità del patto commissorio alla una visione aperta. Tuttavia bisogna anche tenere presente che esiste una corrente di pensiero che si è tradotta in più norme, faccio riferimento alla normativa del 2016 e del 2018, in cui si intende favorire invece il patto commissorio subspecie di patto marciano. Allora, anche qua bisognerebbe un momentino, secondo me, tirare la barra, cioè precisare un po' il punto, insomma, ecco. Cioè, direi che questo del patto commissorio è una subspecie della domanda sull'usura. Ecco, tutto qua, grazie. Mirabelli. Sì. Mirabelli, mi senti? Sì, sì, sì. Siccome vedo che la professoressa non c'è e il testo l'ho fatto no, io. Però io chiedo scusa. È un primo incontro.
poi mettiamo tutte le domande, le questioni aperte, sono state fatte anche alcune domande in chat, e poi l'idea è quella che questo lavoro prosegua finita questa prima agora. Adesso darei la parola a Anna Rossomando, che è la responsabile giustizia del PD in segreteria nazionale, altra senatrice, altro agente che può mettere a terra molte di queste proposte. Sì, intanto grazie a Franco Mirabelli che ha organizzato questo incontro, ho ascoltato con attenzione, e grazie anche per gli interventi che sono frutto di studio e di esperienza sul campo, e quindi sono ovviamente preziosi perché puntuali e si pongono giustamente il problema di come intervenire con una legislazione che ha avuto tanti pregi ma che sicuramente oggi ha bisogno di essere aggiornata. Intanto tutto questo ovviamente lo sappiamo è aggravato dalla pandemia, perché abbiamo, diciamo così, un attore in più sulla scena, perché naturalmente la crisi sociale ed economica che ci deriva dalla pandemia, con seppur con una ripresa insomma che si comincia a intravedere, ha fatto crescere i fenomeni di usura da quello che si apprende. Ora mi pare che si possano dire alcune cose che ci possono dare una traccia, perché appuntamente poi sicuramente dirà meglio Franco, che ha organizzato e che segue questo fenomeno da tempo. Credo che appunto da incontri come questi poi possano uscire delle proposte che hanno, già da come organizzato l'incontro, la struttura della interdisciplinarietà, perché è evidente che c'è il tema di sempre, cioè dell'accesso al credito, diciamo così, ab origine, nel senso che quando il professore giustamente ci parla di un fenomeno usurario bancario o degli intermediatori finanziari, cioè quindi una pratica di economia illegale, mi sono segnata, è evidente che il tema di sempre, cioè di come facilitare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, soprattutto è importante in tutto quel settore della prevenzione. Poi quello che avete sottolineato da più parti, un'assistenza e un tutoraggio più largo di quanto la legge oggi appunto le leggi oggi prevede. Noi abbiamo fatto diversi interventi come parlamentari con emendamenti alla legge di bilancio, o anche in settori, diciamo appunto, che sono comunque importanti, no? Adesso non è per farci, come dire, i complimenti reciprocamente, però per esempio Franco Mirabelli si è molto battuto nella riforma del civile sulla questione delle aste giudiziarie, che sono anche, come dire, un campo in cui si possono annidare o proliferare fenomeni appunto di illegalità che stanno assolutamente in questo campo. E poi io penso che ci sia il tema che avete sollevato dell'assistenza alle vittime, del sostegno alle vittime, che è un tema trasversale a molte questioni e che ha un qualcosa di innovativo, nel senso che noi stiamo partecipando a diversi convegni e incontri che pongono il tema della vittima non tanto come, diciamo così, un'aggiunta di un attore in più nel processo penale, ma come un soggetto a cui va rivolta un'attenzione nuova e diversa, perché la vittima dei reati viene sempre evocata per dire aumentiamo le pene, cioè viene evocata anche un po' strumentalmente a volte per delle battaglie politiche, ma invece cala l'attenzione rispetto a tutta una serie di sostegni e di tutoraggi, come li avete chiamati, che invece sono appunto
molto importanti. Il tema della trasparenza, del controllo, quindi qui sono stati citati i notai, ma evidentemente bisogna che noi immaginiamo una rete, diciamo così, di informazioni che possono circolare tra vari soggetti che riteniamo stiano in dei punti strategici. Quindi da un lato il credito con le sue modalità, dall'altro i notai che sono in un punto privilegiato. Mi ha interessato l'accenno, però non ho colto in cosa si potrebbe tradurre, cioè di dare alle forze di polizia strumenti che possono fare più da input, mi piacerebbe capire meglio e approfondire. E infine, insomma, come caliamo anche rispetto ai fondi legati al PNRR o altro, appunto, una migliore funzionalità del credito. Noi nella scorsa legge di stabilità, mi arrivo a conclusione, abbiamo approvato un emendamento, per esempio, per consentire ai Confidi vigilati dalla Banca d'Italia di concedere finanziamenti in qualsiasi forma, in maniera più diretta, con meno passaggi, alle piccole e medie imprese. E questo è uno degli strumenti. Quello che io penso che possa uscire da un incontro come quello di oggi è una proposta che tenga insieme anche legislativa, non so Franco se ci hai già pensato a questo, che tenga insieme questi vari aspetti. Noi naturalmente cerchiamo di intervenire anche con i provvedimenti che più celermente avanzano, introducendo degli emendamenti, però forse la novità potrebbe essere una proposta che tenga un po' questo profilo di interdisciplinarietà, in modo tale che convochi in un qualche modo i vari soggetti che si trovano in dei punti nevralgici di questa situazione. Quindi anche perché se parliamo di criminalità organizzata, noi dobbiamo provare a togliere il terreno prima, perché poi dopo possiamo ovviamente intervenire nei processi, ci occupiamo ovviamente di mafia e di tutto quello che si porta dietro, però io dico sempre che la sentenza, come dire, arriva a valle di un fenomeno e difficilmente, diciamo così, lo blocca, lo scoraggia o lo sconfigge. Insomma, tu puoi destrutturare un'organizzazione, ma appunto non elimini il fenomeno. In sostanza, concludo, anche in questo caso si tratta di creare delle reti sociali che forse, diciamo così, negli ultimi anni, non sicuramente da parte di chi ti partecipa a questo incontro di oggi, io parlo, come dire, di una mentalità diffusa, si è un po' sottovalutato il fatto che quando tu, come dire, non rafforzi o addirittura, come dire, derubrichi un sistema di reti sociali, questo ovviamente crea delle falle, delle fragilità, perché l'idea che mi sono fatta anche dagli interventi che mi hanno preceduto, che l'usura alligna nella distorsione e nelle fragilità di un sistema. E quindi laddove ci sono delle fragilità, che possono anche fragilità delle persone, ecco che questo fenomeno trova un terreno fertilissimo. E quindi noi dobbiamo anche proprio contrastare la fragilità del sistema. Per fragilità intendo, per esempio, appunto, tutto quello che ha a che vedere con le piccole e medie imprese, con i fenomeni sociali come la ludopatia e quant'altro, insomma. Quindi io vedo molto questa collaborazione e un progetto che sia il più interdisciplinare possibile. Grazie Anna. Ilaria Ramoni, avvocato milanese, segue, che ha chiesto di intervenire, la professoressa Luciana Malatesta. Allora, se stiamo nei tempi, direi che per le 8:15 possiamo, che è un orario, possiamo chiudere. Io sono molto schematica, Franco.
sarò molto schematica, quindi magari anche meno dei 5 minuti. Io intanto volevo ringraziare Franco per l'organizzazione di questa Agorà, perché io come avvocato da una quindicina d'anni mi occupo tra le altre cose di vittime di mafia e di vittima, quindi anche di vittime di usura, anche se non tutte le vittime di usura sono necessariamente vittime di mafia, come è stato già detto precedentemente, e mi sembra che finalmente sia arrivato il momento per mettere il tema dell'usura, oltre al tema delle vittime in genere, al centro di tutte le nostre attenzioni. Franco ci faceva riflettere su prevenire, reprimere e aiutare, su questi tre, diciamo, settori di intervento. E cercherò evidentemente di non ripetere nulla di quello che è stato detto per non essere ridondante. Io credo che, prendendo però spunto dall'ultima affermazione della senatrice, vorrei non sbagliare Rossomando, l'usura si va a inserire nella fragilità del sistema, ma nella fragilità delle persone. Quando noi parliamo di prevenzione, oltre a tutto l'aspetto più necessariamente devoluto alle forze dell'ordine e quant'altro, pensiamo a come cercare di andare a mettere una pezza alle fragilità delle persone. Io, per mia esperienza, sia sulle vittime di usura operatori economici che con le vittime di usura, diciamo, privati, per intenderci, famiglie, singoli, privati, non operatori economici, ho visto una forte fragilità che forse c'era anche prima che arrivasse l'usuraio a inserirsi in quella fragilità. Per quello che, per esempio, per le vittime di usura, visto che si è parlato, anche questa è una novità dei privati, delle famiglie, delle persone che hanno grosse difficoltà a gestire il denaro, non sono tutte persone che non avevano quattrini. Molte persone avevano dei lavori dipendenti, alcuni anche per le pubbliche amministrazioni, quindi magari non altamente retribuiti, ma sicuramente lavori certi, sicuri e tranquilli da altri punti di vista. Quindi hanno delle fragilità che non riescono a colmare. E anche gli imprenditori, e poi e mi collego su questo aspetto, lo approfondisco più sull'aiutare. Nella mia esperienza, sarò stata sfortunata io probabilmente, ma raramente ho visto degli imprenditori estremamente solidi, degli imprenditori che forse avrebbero avuto bisogno nel momento della crisi aziendale, che a tutti può capitare, come nella crisi familiare, che a tutti può capitare, di un forte supporto, di un forte accompagnamento. È ovvio che ci vuole anche l'umiltà di riconoscere che si ha bisogno di un aiuto, ed è per questo che, a mio avviso, l'accompagnamento, per esempio, psicologico di chi rischia di essere vittima di usura o della vittima di usura dovrebbe appunto essere, come dire, nel pacchetto che viene in qualche modo fornito o garantito ai soggetti che si accingono a riconoscere di avere determinati tipi di problemi. Sicuramente è interessante, non mi dilungo perché l'ha detto Colonnello Sollazzo, quello che riguarda le segnalazioni delle operazioni sospette. Dal punto di vista della prevenzione, potenziare quel tipo di sistema può essere assolutamente utile per identificare quasi subito, dove ci potrebbe essere un problema di usura e quindi di immissione nel mercato di, per esempio, denaro illecito. E poi mi viene da dire, visto che si è parlato anche dei privati, sarebbe interessante potenziare gli OCC, gli organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento. A me quello che l'unico strumento che io ho potuto in questi anni offrire a chi era non ancora vittima di usura, ma potenziale vittima di usura e non era un operatore economico, era appunto quello di accedere a questo servizio. Devo anche dire che quasi nessuno l'ha accettato. Per quanto riguarda invece la repressione, è chiaro che c'è la denuncia. La denuncia è un grosso problema. È un grosso problema perché, per quella che è la mia esperienza, soprattutto in temi recenti, l'idea che si è... corretta anche, mi verrebbe da dire, lo dico qua in camera caritatis, direi, l'idea che ormai si è fatta largo tra chi è già vittima di usura e che prima ancora della paura di denunciare si è chiaramente ormai intuito che non conviene denunciare. Quindi quali sono i due aspetti che avete già trattato? Sicuramente dal mio punto di vista riuscire a parificare le vittime dell'usura, le vittime dell'estorsione, quindi non l'erogazione di un mutuo ma di un'elargizione, con dei controlli molto più stretti, più serrati probabilmente, ma secondo me anche perché andrebbe, a mio avviso, a eliminare quel vulnus
per cui la vittima di usura, che poi deve ridare indietro i soldi, è come se in qualche modo fosse stata lei stessa colpevole dell'usura e quindi deve avere un trattamento diverso. E poi l'effettività, ad oggi la normativa, perlomeno nazionale, perché poi quelle regionali già non sono così, mi viene in mente quella lombarda, le normative prevedono che uno può fare accesso al fondo come condicio la denuncia, quindi dalla denuncia, ma in realtà nella stragrande maggioranza dei casi, in quasi tutte le prefetture, perlomeno quella a cui sono venuta a contatto io, di fatto l'erogazione, neanche l'erogazione, la relazione al fondo, quindi neanche l'erogazione, avviene, se tutto va bene, o a indagini finite e procedimento penale iniziato, o addirittura in taluni casi addirittura con la sentenza di primo grado, che mi rendo conto che può essere un'esigenza di maggiore certezza sullo status di vittima di usura, e questo lo comprendo perfettamente, però allora bisognerebbe dirlo in modo chiaro, perché uno che è vittima di usura vera oggi e i quattrini gli arrivano tra 3 anni, tra 4 anni, ed è un imprenditore, perché parliamo di imprenditori, piccoli o grandi che siano, l'impresa ormai l'ha già vista del tutto sfumare, e questo non è un dettaglio da poco. E sull'aiuto, io sono molto d'accordo sulla questione dei tutor. Il tutor è fondamentale, e per quanto riguarda l'imprenditore, il tutor, mi piace anche l'idea, forse un po' forte, andrebbe magari un po' immaginata diversamente, ma dell'amministrazione di sostegno. Ilaria, sono 6 minuti. Scusa, niente, invece non sono per niente d'accordo, fammelo dire Franco, l'ultima cosa, certo, giuro, sì. Sull'estensione del fondo delle vittime di usura ai privati, alle famiglie, perché richiedo che sia molto rischioso, molto pericoloso e poco educativo. E va anche un po' a snaturare la ratio della legge per le vittime di estorsione e le vittime di usura, che sono stati appunto, arrivano dopo un certo tipo di battaglie, di lotte, proprio per far fronte a questi imprenditori che hanno avuto il coraggio e la forza di denunciare. Chiudo. Grazie, Luciana Malatesta. Segue Federico Ferri. Buonasera, grazie senatore Mirabelli. Buonasera. Intanto la ringrazio per avermi dato questo titolo di professoressa, ma non lo sono. Sono il consigliere delegato della Fondazione La Scialuppa CRT, che è una fondazione antiusura, e io volevo solo dare due piccoli spunti per quanto riguarda l'aspetto della prevenzione, che è appunto il campo nel quale siamo operativi. Intanto, per quanto riguarda l'aspetto dell'amministratore di sostegno, noi per esempio che sosteniamo molti piani del consumatore, abbiamo accordi con gli organismi di composizione della crisi qua che ci sono in Piemonte, quando c'è una tipologia di indebitamento legato principalmente al gioco d'azzardo, chiediamo come condizione per poterli assistere, quindi con un finanziamento che noi garantiamo alla banca convenzionata, che ci sia un amministratore di sostegno, ma non visto come non sei capace a gestirti le tue risorse, che è anche un po' così peraltro, però perché, come diceva qualcuno prima, le persone molto indebitate sono comunque molto molto fragili e quindi difficilmente riescono a gestire le risorse, che possono essere poche o tante, le risorse che hanno quando hanno questo peso. Ma la cosa che mi piaceva di più sottolineare qua, ne ha fatto forse cenno la professoressa Sciarrone riferendosi alla normativa, chiamando in causa anche la BCE, è quello del problema che sta nascendo, nonostante siano stati sottoscritti accordi, qualcuno l'ha ricordato poco fa, tra il Ministero dell'Interno e l'ABI localmente nella regione Piemonte, che io sappia, visto che io sono qua, tutte le prefetture hanno sottoscritto il nuovo protocollo legato appunto al problema del problema dell'usura, dell'antiusura, eccetera. Tutte le banche l'hanno sottoscritto, ma poi le fondazioni antiusura hanno difficoltà ad ottenere queste convenzioni, e uno dei motivi principali che adducono le banche è che comunque la garanzia che la fondazione antiusura presta non è considerata una garanzia eleggibile, e quindi da un punto di vista di assorbimento di capitale, quello che poi determina i ratios patrimoniali eccetera, non viene considerata, come se il finanziamento non avesse nessun tipo di garanzia. Ora bisognerebbe almeno
per quelle operazioni che vengono garantite utilizzando il fondo dell'articolo 15, che ricordo è un fondo pubblico perché è il MEF che dà queste risorse, bisognerebbe vedere se fosse possibile, naturalmente qui bisogna interloquire con Banca d'Italia piuttosto che con la BCE, però bisognerebbe capire se fosse possibile ricondurre questa tipologia di categorie, di garanzie che noi prestiamo, come se fosse, perché in realtà lo è, una garanzia statale, perché alla fine i fondi che noi utilizziamo per pagare le garanzie, qualora le persone non rimborsino il finanziamento, sono fondi pubblici, quelli che derivano dal MEF. Quindi questo credo che sia un punto che ultimamente, peraltro, sapete tutti, non, ovviamente, che la normativa sui non performing loan è sempre più stringente, perché chiaramente il problema delle sofferenze bancarie, eccetera, crea un sacco di problemi. Va da sé che siccome il compito di una fondazione antiusura è quella di consentire alle persone non più bancabili, perché se sono bancabili devono andare in banca, non possono venire da noi, quindi se dobbiamo dare un supporto alle persone non bancabili per farle rientrare nel circuito del credito legale, va da sé che questa, senza le banche questa attività non è possibile, perché come diceva prima il senatore Rossomando, è vero, i confidi già possono utilizzare, quelli che sono sorvegliati dalla Banca d'Italia, già possono utilizzare i fondi derivanti dall'articolo 15 direttamente, ma le fondazioni antiusura assolutamente non possono. E poi comunque con le convenzioni bancarie si ottiene un moltiplicatore 3, quindi se io ho 5 milioni di fondo posso erogare fino a 15 milioni di finanziamenti, se io erogassi direttamente, cosa che non vorrei mai fare perché chiaramente erogare credito non è una cosa particolarmente semplice. Ma io ho finito, volevo dire questo, e quindi sarebbe importante far presente, cioè cercare di portare all'attenzione non so di chi, io ho provato tante volte anche al MEF, che le garanzie che vengono utilizzate dalle fondazioni antiusura dei confidi per l'articolo 15 sono fondi pubblici, e così come sono state considerate al 100% le garanzie adesso nel periodo della pandemia, quindi mitiganti per quanto riguarda l'assorbimento di capitale da parte delle banche, vengono considerate pubbliche, non vedo perché quelle che utilizzano le fondazioni antiusura sul fondo ministeriale non possono avere lo stesso trattamento, favorendo così la sottoscrizione delle convenzioni da parte delle banche, perché ripeto, le fondazioni antiusura, se non ci sono le convenzioni con le banche, non hanno ragione di esistere, non possono erogare. Io so di una fondazione piemontese che aveva due banche con le quali aveva convenzione, sono state assorbite da altre banche, la prima cosa che hanno fatto, hanno disdettato la convenzione. Adesso forse una è ritornata sui suoi passi, però se così fosse, quella fondazione che ha ricevuto fondi dal MEF deve chiudere. Solo questo volevo dire. Questo è un punto secondo me molto importante per la parte di prevenzione. Grazie a lei, senatore. Grazie davvero, grazie. Federico Ferri. Poi Elena, poi Peciotti e poi Lattanzio per l'ultimo intervento. Federico. Federico. Vabbè, Elena. Ci sono. Forza. Vai. Vai Federico. Eccomi. Vai, grazie vai. Franco, grazie a tutti gli intervenuti. Io come responsabile del Dipartimento Legalità del PD milanese ho ascoltato con grande attenzione, è stato un insieme di spunti estremamente interessante e da approfondire. Sono molto contento che prosegue il lavoro e che sia presente chi può metterlo a terra già da subito. È un problema, quello dell'usura, che abbiamo ascoltato dal territorio milanese in questi anni, è un problema sommerso, gravissimo e sottostimato, come da più parti è stato detto. Noi come
territorio di Milano abbiamo una convenzione da mettere subito in atto a livello metropolitano, che metta in rete tutti i tavoli, crei un tavolo di tutti gli sportelli, sovraindebitamento e usura e racket, in modo tale da poter dare alla prefettura una visione la più ampia possibile del fenomeno, e dobbiamo portare avanti il discorso dello sportello proprio sul territorio, uno sportello che deve essere creato, realizzato dalle istituzioni, e deve poter essere un'occasione di avvicinamento, di ascolto, di presa in carico della fragilità del cittadino vittima di usura, così tanta fatica fa per le ragioni che sono state dette. Questo anche a prescindere dalla quantità, dal numero delle denunce o degli accessi. Credo che debba essere un servizio che prontamente noi dobbiamo mettere in campo. E per questo lavoreremo sul territorio milanese. Certamente all'interno di un quadro complessivo che evidentemente deve essere nazionale e che deve prendere sul serio le indicazioni che sono state date. Quindi grazie davvero per questa agorà, trovo che il metodo sia quello giusto e sia necessario andare avanti bene e in modo tale da portare una messe di proposte per il paese che sia realmente capace di intercettare i bisogni veri. Grazie. Grazie a te. Claudia Pecciotti. Grazie, grazie Franco. Io vi porto il saluto del Partito Democratico Regionale della Lombardia, dove in segreteria regionale ho la delega alla giustizia e alla lotta alle mafie, e come partito regionale mi ricordo agli inizi del 2021, all'inizio di quest'anno avevamo proprio organizzato un'iniziativa per parlare di lotta all'usura, a cui avevano partecipato fra gli altri ovviamente il senatore Mirabelli, anche la professoressa Montani, il presidente di Confesercenti Milano, Painini, che avevo visto collegato, non so se lo sia ancora, perché era già chiaro che numerosi erano gli allarmi rispetto al collegamento fra il fenomeno dell'usura e le conseguenze economiche aggravatesi a seguito dell'epidemia. Allarmi non solo del procuratore nazionale antimafia, ma allarmi che proseguono in tutte le relazioni semestrali della direzione investigativa antimafia che si sono succedute. E per contestualizzare sul territorio, qui in Lombardia le stesse appunto ultime relazioni della DIA ci dicono, e qui riprendo il professore che ci ha detto che l'usura veniva considerata erroneamente come un fenomeno esclusivamente del sud, qui in Lombardia gli allarmi invece sono molto gravi, dobbiamo considerare appunto le caratteristiche del territorio, la Lombardia che ha un tessuto molto diffuso di piccole e medie imprese, anche di piccoli esercenti, che a seguito della crisi aggravatasi successivamente all'epidemia sicuramente si possono trovare nella condizione di avere bisogno di liquidità e quindi di cadere in questa tremenda trappola. E da ultimo, in una riunione con Ilaria Ramoni, con Eleonora Montani, avevamo affrontato anche i due temi concreti che voglio riportare qui per concludere. Allora, quello appunto del fondo per la prevenzione, del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, la professoressa Sciarrone ci ha detto che il fondo nazionale
male, funziona poco. E, diciamo, noi ci eravamo detti che il fondo regionale previsto dalla legge regionale antimafia funziona ancora peggio e che è un aspetto che va rivisto nella legge regionale antimafia, perlomeno rispetto ai requisiti previsti di accesso a questo fondo, che Ilaria Remoni appunto ci insegna essere dei requisiti molto, molto duri, quindi anche molto difficili da perfezionarsi, che rendono molto difficile l'accesso a questo fondo. L'auspicio era che con una modifica della legge regionale antimafia almeno i requisiti e l'accesso a questo fondo sia portato a livello di quello nazionale, che oggi abbiamo sentito però anche esso avrebbe bisogno di modifica. E poi si era affrontato anche la questione degli sportelli antiusura, che ha ricordato Federico Ferri. Ora, il Comune di Milano ci aveva provato, aveva aperto uno sportello antiusura. Io credo, per concretizzare rispetto a quello che può fare la politica, che può fare una dirigente regionale nel suo piccolo come me, che oltre a pubblicizzare l'esistenza del fondo, la professoressa Montani ci ha detto che quelle vittime di usura che erano state sentite, nessuna era a conoscenza dell'esistenza del fondo, e pubblicizzarlo, diciamo, non fra i criminali, perché come abbiamo appunto sentito dalla ricerca a livello nazionale, era risultato usato il fondo nazionale anche dai mafiosi, e diciamo non arrendersi e continuare a provare con gli sportelli antiusura, e non arrendersi dal punto di vista quindi della pubblicizzazione, della cultura e della legalità. Grazie. Grazie a te. L'ultimo intervento è l'onorevole Lattanzio, che in Commissione Antimafia coordina un gruppo di lavoro sulle questioni della lotta alla mafia nel momento della pandemia e nel post-pandemia. Ovviamente l'attenzione sulla questione dell'usura è stata una delle sue priorità. Credo che sia giusto che l'ultimo intervento in questo passaggio lo faccia lui. Grazie Franco, e grazie a tutti coloro, tutte coloro che mi hanno preceduto. Tre spunti molto, molto veloci. Nelle attività, in effetti, del Comitato sulla prevenzione delle infiltrazioni mafiose in epoca Covid, il tema dell'usura è entrato molte, molte volte nelle audizioni, nelle riflessioni e nelle analisi che abbiamo fatto, e rientra sia sul versante individuale barra famiglia sia sul versante impresa. Quello che abbiamo riscontrato e che trovate nella relazione finale è una grande preoccupazione inerente all'usura di prossimità, e quindi quella pletora di nuovi piccoli soggetti, magari non direttamente legati o legati in maniera debole alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che però hanno approfittato della situazione di grande difficoltà del paese, di mancanza di liquidità e di grande paura per il futuro, per insinuarsi e per cogliere delle occasioni di avvicinare nuovi nuclei familiari. Su questo io, per il ruolo che ricopro, non posso che dare, come ha fatto il collega D'Alfonso, la massima disponibilità di interloquire con ognuno di voi. Succede già con Giovanni Pastore, e la rinnovo a tutti quanti, perché stiamo riprendendo le attività del Comitato, e sarò ben lieto, con il focus sul tema Covid, di accogliere suggerimenti e spunti. Secondo punto, con il colonnello Corazzo condivido l'idea citata anche da altri, in realtà, del tutor. Mi piacerebbe fare un passo in più, anche la professoressa Montani ne ha parlato, non soltanto un tutor individuale ma anche un tutor per le imprese. E allora a me piacerebbe, forse per il lavoro che facevo prima all'interno di Save the Children, ero responsabile delle partnership e mi occupavo di capacity building, e allora io credo che si potrebbe provare ad immaginare un coinvolgimento anche preventivo. Cioè, adesso noi interveniamo ad infiltrazione, seppur periodica, individuata. Io credo dovremmo iniziare a studiare il modo per anticipare questa forma di intervento, andando a formare le imprese, provando a fare prevenzione. Come?
mettendo in campo un piano che ci permetta oltretutto di rafforzare il patto sociale, coinvolgendo gli ordini professionali, che sono molte volte anche deputati alla formazione dei loro stessi associati, e le organizzazioni di categoria. Questo potrebbe essere uno sforzo per, ripeto, anticipare sempre di più il momento dell'intervento sulla, come dire, sul tessuto produttivo e socio-economico, prima di trovarci di fronte alla, come dire, al misfatto, al danno acquisito. E analogamente andrebbero coinvolti anche i lavoratori e le lavoratrici delle imprese, perché anche laddove poi si dovesse procedere a confische di imprese, è sempre possibile studiare e immaginare delle forme di organizzazione imprenditoriale dal basso dei lavoratori e delle lavoratrici che potrebbero essere in grado di lavorare. E questo lo possiamo fare soltanto con una grande consapevolezza, lavorando sulla formazione preventiva. Da ultimo, una nota, perché prima di me sono intervenute Claudia e Federico, mi permetto di darvi del tu anche se non vi conosco di persona, che ci hanno parlato dei rispettivi dipartimenti, giustizia e lotta alla legalità nel PD Lombardia, Dipartimento Legalità PD Milano, se non mi sbaglio. Nella segreteria nazionale noi abbiamo il dipartimento che è sicurezza, politiche per la sicurezza. Io credo che anche gli organigrammi e i contenitori siano importanti, e per il Partito Democratico mi rendo conto che è una meta proposta, non è proprio una proposta di intervento, però credo che potrebbe essere di una qualche utilità provare a portare l'idea di un ampliamento dell'idea di politiche per la sicurezza, quantomeno a politiche per la prevenzione, se non proprio sicurezza e antimafia. Grazie, grazie ancora Franco. Grazie, grazie a te, grazie a tutti. Ora l'incontro è stato mandato in diretta da Radio Immagina, una web radio del Partito Democratico, quindi la registrazione verrà anche messa in rete a disposizione di tutti. Io penso sia stato un incontro molto utile, da cui sono emerse proposte e ragionamenti interessanti. Mi pare che le proposte su come modificare l'accesso e l'utilizzo del fondo di solidarietà, la necessità di migliorare anche il sostegno alle famiglie che hanno problemi di usura, e non solo alle società, alle imprese, il tema di quanto la restituzione del fondo di solidarietà diventi un impedimento a un utilizzo ragionevole. Dall'altra parte, alcuni aspetti interessanti che sono emersi sulla repressione, le cose che ci ha detto il colonnello Sollazzo, ma anche questa ipotesi proposta del codice rosso. Mi pare che ci sono molte ipotesi di lavoro che io mi riprometto di in pochi giorni condensare in proposte, metterle a disposizione di tutti nell'Agora, diffonderle tra chi ha partecipato, oltre 50 persone a questo incontro, per poi poter raccogliere ulteriori commenti e proseguire. Tra l'altro, anche sulla chat di Zoom sono emerse diverse questioni e anche diverse richieste interessanti. Non le esauriamo adesso, io credo che sia una cosa seria andare avanti partendo da qui per arrivare ad approfondire e poi, come hanno detto in diversi, mettere a terra molte di queste proposte. Grazie a tutti, alla prossima.